Un uggioso pomeriggio di fine autunno fa da cornice a questo anticipo che la Biagio non riesce a vincere contro un Urbania veramente ben messa in campo e che ha fatto della condizione fisica la sua arma vincente. Biagio con diversi assenti, Cavaliere, Diego Rossini, Giampieri, Santoni, l'ultimo aggregato alla squadra allenata da Malavenda, vale a dire Lorenzo Negozzi, parte dalla panchina. Al terzo minuto, al termine di una prolungata azione, ed entriamo subito in cronaca, di Rossini la prima conclusione in porta, la traiettoria a giro del pallone non disegna propriamente una curva. Al sesto, celere vantaggio chiaravallese. Spunto di Derrico, che dopo un dribbling stretto centra in area, Gabrilloni manca l'impatto, ma Geli Canin ha tutto il tempo necessario per il controllo e il tiro diretto verso l'angolo basso. Pianirelli nulla può. Quindicesimo minuto, al terzo tentativo Ricci riesce a superare Fenucci, sulla destra effetto il traversone con una carambola che favorisce il rossoblù di casa. Ventunesimo, Rossini si catapulta su una palla vagante e ci riprova, sull'esito della conclusione basterebbe dire come sopra. Al ventitresimo, con un aumento di un periodo di lungo possesso palla, occasionissima per l'Urbania, la difesa chiaravallese fin troppo leziosa, Munsif da centro area sui piedi una palla d'oro, ma preferisce la fretta alla lucidità non angolando la battuta. Tavoni si salva a pugni chiusi. Al trentunesimo, terzo tiro dalla bandierina per l'Urbania, è uno schema che manda al tiro Patarchi. La difesa rossoblu appare frastornata, ma Rossini sulla linea di porta è autore del provvidenziale vantaggio. Finale di tempo tutto di marca Durantina, Biagio schiacciata sulla sua tre quarti, ma nessun'altra occasione da rete per gli uomini di Burioni. Nella ripresa al quarto minuto segnaliamo questa palla filtrante di Rossini su cui Gabrielloni non è reattivo. Al settimo, terzo tentativo da fuori di Rossini, stavolta al volo, Pianirelli vola e blocca. Al ventitresimo entra Carloni e Malavenda ridisegna l'assetto della squadra. Lassaro fa da seconda punti, si alza Candolfi, Giovanioli va a fare l'esterno e Carloni si accomoda nella posizione difensiva centrale. Al ventottesimo tenta il tutto per tutto anche il Burioni, dentro Fraternale arretra la posizione Carpinetti. Al 32esimo è di Ricci la prima conclusione dell'Urbania verso la porta, il suo sinistro su punizione non spaventa più di tanto. Al 38esimo inizia il Paiardini Show, prima azione di rimessa, il centravanti si sbarazza di Carloni ma poi sbaglia tutto. Un minuto dopo, dribbling ubriacante su Giovanioli, diagonale di un soffio alato. E al terzo tentativo stavolta Paiardini fa centro, Munsif va via in velocità, il centravanti brucia Giovanioli, sale in ascensore, piazza in rete il meritato pareggio. Termina 1-1.